Ok, messi su 42 punti. Allora, questa volta, come dicevo, l'unico cambiamento del dietro del lavoro è che invece di iniziare la costa 2-2 con due diritti, inizieremo con, vabbè, prima il vivagno chiaramente, quindi facciamo il primo a rovescio. Ok, e dopodiché facciamo due rovesci per la costa, eh? E due diritti, due rovesci, e due diritti. Finiremo chiaramente con due rovesci più poi il vivagno a parte. Dunque, questo è un. Quindi andiamo a fare due diritti. Quindi abbiamo detto che la seconda parte è identica alla prima parte, l'unico cambiamento è questo, che la costa 2-2, invece che cominciare con due diritti e finire con due diritti, inizieremo la costa 2-2 con due rovesci e finiremo quindi con due rovesci. Ok, perché praticamente noi girando il lavoro noi avremo dunque di qui finiamo il lavoro con da una parte due diritti, quindi io prima ho sbagliato a dirvi, da una parte avremo due diritti, dall'altra avremo due rovesci, la stessa cosa avremo di qua iniziando a rovescio, quindi dalla parte dove avremo il diritto andremo a unirlo insieme alla parte dove c'è il rovescio. E il diritto, qua dove c'è il rovescio andremo poi a unirla dove c'è invece il diritto. In modo che quando andiamo a cucirlo la costa 2-2 continua nel modo corretto e non ci troviamo le coste doppie. Quindi adesso andiamo a fare il secondo ferro. E ci troveremo che iniziamo sempre con due rovesci. Poi avremo due diritti, due rovesci, quindi dobbiamo farla proprio inversa la costa, invece che iniziarla con due diritti, iniziamo con due rovesci. Non cambia nulla, la costa viene uguale, solo che appunto cambia il fatto che poi riusciamo comunque a collegare i due cappelli avendo la costa giusta. Adesso, come vi lascio a fare tutta la lavorazione del cappello come quella che abbiamo fatto prima, quindi vi ricordo 20 punti, cioè 20 ferri a costa 2-2 inversa. Poi facciamo un ferro a rovescio, un ferro a diritto col colore diverso. Dopodiché iniziamo praticamente col terzo ferro le diminuzioni e in ogni quattro ferri andiamo avanti finché non ci troveremo sul ferro quattro punti. Quindi è tutto uguale a prima, l'unica cosa che cambia è l'inizio della costa 2-2.
Ok, ragazze, finiti i due cappelli e messi in sospeso i quattro punti finali, quindi totale 8, mettiamo praticamente il nostro lavoro a rovescio, tutte e due a rovescio, perché dobbiamo andare a iniziare a cucire prima la parte bianca interna, così, però dal dietro, perché normalmente noi cuciamo con la chiusura invisibile sul davanti, quindi sul davanti del lavoro. Però siccome in questo caso noi poi alla fine andremo a girare questo e a farlo a metà per farlo più bombato, automaticamente qua se noi facessimo la chiusura invisibile sul davanti vedremmo la cucitura quando poi giriamo. Invece se noi lo facciamo sul dietro, quando la parte che noi dovremmo fare davanti lo facciamo sul dietro, quando lo andiamo a girare, la cucitura si vedrà sul davanti, ma quando poi andiamo a girarlo non si vede più perché chiaramente sul dietro noi abbiamo fatto la cucitura invisibile. Quindi inseriamo l'ago su il filo che praticamente è attaccato a una delle due parti. Vediamo se riesco a magari a zoomare un pochino. Ok, allora andiamo a infilare l'ago sul filo e andiamo praticamente a prendere dalla parte opposta il primo punto che è da cucire. Io mi metto così perché preferisco. Quindi andiamo a prendere le due cuciture dove ci sono praticamente i nodini. Prima però qui entriamo e prendiamo il primo nodino. La cucitura invisibile l'avete già vista come si fa, quindi non starò qui a spiegarla man mano. Io questo ve lo sto facendo vedere perché era importante capire perché cucivamo la parte bianca dall'interno e non dalla parte praticamente del rovescio, cioè lo facciamo dalla parte rovescia e non dalla parte dritta. E vi ho spiegato appunto che siccome poi andrà girato, noi dobbiamo assolutamente cucire solo la parte bianca dal dietro. Ok, terminiamo la cucitura solo fino alla parte bianca e poi in questo caso andate già a nascondere questo filo. Poi vi farò vedere come fare la cucitura dal davanti invece della parte rossa. Sì, ho finito la mia cucitura sul dietro e si vede così. Invece davanti in questo momento si vede proprio la cucitura, però siccome dopo noi quando lo giriamo così al diritto, bisognerà poi girarlo in questa maniera qui, dopo il lavoro non si vede più. L'unica cosa che io ho fatto un piccolo errore, nel senso che io vi ho spiegato che nella prima fase facevamo la costa 2-2 normale e nel secondo caso avremmo dovuto fare la seconda parte con la costa a rovescio, quindi due, invece che iniziare con i due diritti, due a rovescio.
E il procedimento è giusto. L'unica cosa che io non ho calcolato, che quando ho fatto questo calcolo, non ho calcolato che bisogna mettere su 2 punti in più del bivagno. Quindi poi lavorando 42 punti con già dentro il bivagno, a me risulta come non doveva risultare, quindi la costa 2,2 e invece qua più grande. Se invece mettete su 44 punti, questa cosa non succede, nel senso che ci saranno 2 punti in più, quindi ci sarà qui invece di essere una a diritto e l'altra a diritto ancora, sarà una a diritto e una a rovescio. Quindi nel vostro procedimento ricordatevi di mettere su 2 punti in più di quello che ho detto all'inizio, quindi 44. Io al momento, vabbè, lo terrò così. D'altronde il progettino lo sto facendo direttamente con voi, non ne avevo fatti altri, quindi l'errore ci sta. Adesso andiamo a cucire invece la prima parte rossa. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere, allora, questa in questo caso, dove c'è il filo interno rosso e inseriamo l'ago. Sì, vediamo se riesco a inserire questo, se no prendo quello di plastica. Se non riesco a inserire questo. Una volta inserito poi l'ago, vediamo di iniziare a cucire. No, prendo quell'altro, così faccio prima. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, una volta inserito l'ago dalla parte interna, iniziamo a chiudere dalla punta, però dalla parte opposta del lavoro, cioè noi abbiamo il filo qui, allora noi adesso a diritto questa volta, perché questo non dovrà vedersi invece, proprio perché siamo sul diritto del lavoro, e a diritto andiamo nel primo nodino, quindi nel primo punto che abbiamo sul ferro opposto e facciamo passare il filo. Ok. In modo che le due parti si uniscano. Ok, adesso la cucitura invisibile è normale, quindi andiamo dalla parte opposta e prendiamo il primo punto della parte opposta e lavoriamo la nostra chiusura invisibile normalmente proprio. Quindi siamo qua, quindi andiamo in quello opposto e tiriamo il filo. Poi andiamo in quello successivo dalla parte opposta. Qua. E tiriamo il filo così fino ad arrivare alla parte bianca e lo chiudiamo bene, lo stendiamo bene il filo. Ok, ragazzi, allora la prima parte rossa è cucita, quindi si è formata questa costura nel davanti. Poi, adesso la prima cosa che dobbiamo andare a fare è sempre girare il lavoro al rovescio e andare a fare la seconda cucitura bianca, quindi sul dietro facciamo la cucitura invisibile, in modo che poi quando noi saremo sul davanti del lavoro che mettiamo il cappellino e giriamo questa parte qui che sarebbe in questo momento il dietro, rimane pulita sul davanti. Quindi giriamo il lavoro al rovescio e facciamo l'altra cucitura del bianco a rovescio. Dopodiché faremo l'altra rossa. Aspettiamo, però prima facciamo questa. Allora, chiusa anche la parte bianca dalla parte opposta, adesso cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo dove c'è il filo in alto che abbiamo tenuto per cucire e infiliamo l'ago. Ora,
Una volta infilato l'ago, dobbiamo entrare negli 8 punti, prima nei primi 4 che abbiamo lasciato. Allora, entriamo nei primi 4 che sono sullo stesso ferretto del filo, prendendoli bene. Una volta che li abbiamo presi, possiamo tirarli via da qua. Dunque, ok, e tiriamo via il ferrettino che abbiamo usato per tenere fermi i punti, entrando bene però in tutti e quattro, perché io ne ho lasciato uno, vedete? Adesso sono uscita con l'ago e lo sono andata a riprendere, ok, per non perderlo, ecco, poi adesso cosa facciamo? Entriamo negli altri 4 punti. Qua io ho il filo di dove mi sono agganciata prima. E entriamo comunque in questi altri 4 punti prima di... Attenzione, perché nel frattempo, chiaramente, essendo questo più stretto, si sono ristretti anche i punti. Quindi andiamo a prenderli bene. Una volta entrati col l'ago, tiriamo via anche l'altro ferretto. E tiriamo il l'ago con tutto il filo. Io ne ho tenuto forse un po' troppo. Ok. Stringiamo bene e andiamo a chiudere il cappellino con un punto dalla parte opposta. Aspetta, tiriamo bene l'ago e il filo, stringendo il più possibile. Ok, perfetto. Adesso non ci rimane altro che cucire normalmente, quindi sempre appunto invisibile, l'ultima parte rossa. Poi, se volete, potete tranquillamente, una volta chiusa anche questa parte, girare direttamente questo. Questo, volendo, o lo tenete direttamente girato così, o se volete potete dargli 2 punti da una parte, 2 punti dall'altra, per essere sicuri che rimanga sempre fermo in questa posizione. Però volendo potete lasciarlo anche girato così, senza dover dare punti. Questo in base a quello che volete fare voi. Adesso l'unica cosa che è da fare è chiudere questo, la parte centrale rossa. Poi farò il video sul pompon e quando faccio il video sul pompon vi faccio anche vedere come poi inserirlo nella punta. Ok, ragazzi, finito di cucire anche il cappellino, adesso dobbiamo andare a cucire il pompon sopra. Io l'ho preparato e ho fatto un video di questo pompon, di come si fa il pompon, così almeno se voi farete questo cappellino potrete fare anche voi il pompon. Ok, allora adesso io ho lasciato nel pompon, ho lasciato questi 2 fili che mi serviranno adesso per andarlo a cucire dentro sul cappello. Allora, praticamente cosa faccio? Prendo uno dei 2 fili e lo inserisco in una parte della punta e faccio entrare sia l'ago che il filo dentro nel cappello e lascio il filo dentro. Dopo, cosa faccio? Vado e prendo anche l'altro filo, lo inserisco nel lago e vado praticamente a riprendere un'altra volta la punta e la inserisco dalla parte opposta di dove ho messo l'altro filo e faccio entrare ago e filo. Ok,
tiro e faccio entrare, ok. Poi chiaramente devo andare a lavorare sul dietro. Devo innanzitutto tirarlo bene. I due fili devono essere ben tirati in modo che il pompon sia bello su. Dopodiché posso tranquillamente, volendo, fare un nodino. Tipo, vedo com'è il mio pompon e poi faccio un nodino sotto, senza tirarlo troppo, in modo che sulla punta si fa fatica perché chiaramente noi abbiamo fatto una punta molto appuntita. E quindi vedere sia com'è il pompon, come abbiamo messo il pompon, sia fare questo lavoro qui non è semplicissimo. Poi, una volta che abbiamo assicurato con un nodino dietro il pompon, io ne farei un altro e dopo vado a nascondere comunque i fili. Ok, adesso so che il mio pompon è su bene, quindi io adesso anche se lo muovo un pochettino, non c'è problema. Ok, vado all'interno del mio cappello, prendo i due fili, mi assicuro ancora un attimo che i miei due capi siano ben assicurati e vado però a nascondere un po' meglio il filo in modo che sono più sicura che il mio pompon non fuoriesca più, anche se già con due nodini, insomma, non dovrebbe più muoversi da lì. Però vado comunque, scusate se vi sto poco, vado comunque con l'ago e il filo a nasconderlo nella cucitura del cappello. In questa maniera qua. Perfetto. Adesso giro il mio lavoro, vedo se è tutto a posto. E quando mi rendo conto che è tutto a posto, io taglio il filo dei due pompon e il mio capellino è pronto. Se vedete che il pompon ha ancora qualche piccola imprecisione, potete tranquillamente andare a sistemarlo con la forbice. Con questo ho finito il mio tutorial, spero che questo cappellino vi sia piaciuto, questa mia idea di fare questo cappellino appunto per un bambino piccolo. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se lo farete, fatemi sapere se lo fate, come vi è venuto. Mi raccomando, cliccate mi piace se il video vi è piaciuto e al prossimo tutorial. Ciao ragazze!